Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a un'altra puntata del Gamer Centipede. Io sono Smois, sto giocando dopo quasi tutti gli altri, dopo di me ci sarà Fede, poi il giro reinizierà. Siamo qui per un paio di video da mezz'ora. Ho guardato quel che ha fatto quel disgraziato di Ruttolomeo, ovvero Luca, nell'ultima sessione, e ho deciso un po' il mio percorso e ho deciso sostanzialmente di andare direttamente alla diga. Quindi si va da questa parte. Siamo in questo villaggetto ridente che è sostanzialmente una nuova città costruita sul più in alto rispetto alle rovine di una città precedente che è stata sommersa subito dopo che un'enorme diga è stata completata e chiusa. La popolazione non era stata avvisata che questo sarebbe successo, quindi ci sono un po' di rancori verso l'imperatore, ma adesso alcuni agenti segreti dell'imperatore hanno deciso di riprendere in mano quello che c'era all'interno della città, della vecchia città, e perché stanno cercando delle gemme. E credo che sia legato alla missione principale. Ci sono un paio di persone che ci hanno chiesto di riparare la diga, ci sono un paio di persone che ci hanno chiesto di lasciarla rotta. Luca non ha voluto prendere questa scelta, anche perché era verso la fine della sua partita. Vedremo cosa faremo noi. Well, this has already become an educational trip. From what you discussed with Hui, it would seem we are indeed tied to important events. Okay. I have concerns as well. Ci sono un po' di discorsi fra i nostri due compagni. A glorious strategist. Tell me, Don Star, what are your earliest memories with him? Your question would be better directed at his favorite. Sta chiedendo riguardo al nostro maestro, ma sta chiedendo a Don Star, non al nostro personaggio. We'll focus on you quite a bit by the time we are done, given the spirit monk connection. But I asked Don Star what she remembers. Ah, sembra che voglia chiedere proprio a Don Star cosa ricorda. Lei sta parlando sostanzialmente che da quel che ricorda è nata sotto cattivi auspici, ovvero quando è nata dal lato opposto del sole c'era un bagliore rossastro come di un incendio, ed è poi l'incendio di Dirge che è stato già nominato precedentemente. E abbiamo fatto, ma noi abbiamo bisogno di entrare nella diga, ed è qua. Dovrebbe essere questo percorso qua. Ah, siamo avanzati di livello. Allora, visto che ci hanno già detto che all'interno di questo posto ci sono fantasmi, io rimetterò Spirit Thief, se possibile, nella barra. E quindi vuol dire remap. Quale togliamo? Vabbè, aspetta. Lo metterei a posto delle fiamme. Sì. Perché potrebbe servire. Anche se andrò di Thousand Cuts. Sono allenato un pochino prima di riprendere in mano questo gioco, perché, ragazzi, non è cosa da poco, eh? Riprendere in mano tutto dopo così tanto tempo. Io l'ho già finito questo gioco, a dire il vero. Vabbè, il C non ci serve. Dobbiamo andare qua. Ah, ecco. Un altro di questi agenti con la corruzione Sith in volto. Secondo me quelli di BioWare hanno preso poi lo stesso make-up delle texture per fare Knights of the Old Republic. Anzi, The Old Republic, l'MMO. Buono.
If you find one, bring it to me right away. If you fail me, your torment will be greater than any you have yet experienced. Now go! E su? Su. Che vedevo menà. O meglio, sarò io menato con una zampogna, perché di solito faccio un cagare a... con questi controlli che non avete idea. E ovviamente mi è toccata l'episodio in cui bisogna menare di brutto. Spero di riuscire a lasciare una situazione simpatica alla prossima, al prossimo che giocherà, che è Fede. Allora, c'è un via alternativa per evitare sti stronzi? No, mi sa che bisogna menare. Ed eccoci. Via. Buono. Merda. Ho proprio sbagliato il tempismo. E ci hanno ammazzato. La telecamera non aiuta comunque in questi casi. O meglio, aiuta più o meno quanto aiuta il simpaticissimo companion, ovvero una sega. You have your orders. No one can enter the room. Mettiamo. I need healing. Però sembrano tosti questi. Soprattutto dove è finito il mio companion? L'hanno segato così come se non ci fosse un domani. Oh, forse bisognerebbe cambiare stile? No, mi sembra che questo funzioni di tutto sommato bene. No one can enter the room. Kill them. E questo l'abbiamo fatto. Curiamoci un po'. Merda. Madonna, ragazzi, che sleppa. Eppure ho fatto combattimenti che non hanno creato così tanti problemi. You have your orders. No one can enter the ruins. Kill the intruder. Ok. E stavolta è stata una cazzata. Vabbè, va a capire. Ok. Ok, ma siamo riusciti ad uscirne. Buono. Abbiamo recuperato anche qualcosina, questo è... Oh, Gem of Destructive Power. Scimmie. Oh. Controlliamo un attimo di qui. Poi ci avviamo dentro la città vera e propria. Aha. Questo, oddio. Prima facciamo così. Poi facciamo così. Salverei, perché questo combattimento è stato tostino.
vediamo se possiamo aumentare di livello. Non ancora. Per fortuna che ci pensa. Oh, l'abbiamo menato. Wait, stop! You hit me none, okay? Okay. Rat is friend. Rat even hates you, yes? Buono. Rat even knows things, important things, and Rat even tells you if Rat even. Certo che se devi avere dei minion, cioè dei rat demon che si cagano in mano al primo scontro, non è stata una gran scelta per come lo chiamiamo? Brutto muso? Lo chiamiamo vene varicose? Vene varicose. Per vene varicose non è stata una gran scelta. Leo's hitting rat demon not good. Hitting rat demon bad. I also know that rat demons like the taste of Dux. No. The Dux ce le ho su Stardew Valley e sull'altro computer, non ce le ho qua. No Dux, but maybe you like gems. Rat demon feels gem is very close. Rat demon tells you where gem is, then you let rat demon live. Yes? Sì, sì, sì. Basta che ci dici qualcosa di utile. Jay's hidden behind wall. Go down path and you see. Assassin's got rockets set up. Yes, yes. Ok, mi piace usare i razzi. Oltretutto abbiamo preso la polvere, no? E infatti. Andiamo e spacchiamo il culo. E salviamo il ratto perché ci sta simpatico. Ora siamo passati di livello. No, sto cazzo. Allora, andiamo a vedere. Ce l'ha di qua? My brain bigger than you. Stiamo facendo una mela da un ratto. Da questo è andato. L'abbiamo segato. Niente. Calma. The assassins have adopted many new tools since I was in the ranks, but their methods have changed a little. Così sia. Assorrata. Buono. I need healing. Her name is Meow. She's gone strange. I'm Ben. We live in the orphanage. At least we used to. Okay, bambini orfani. Fantasma. We're dead, big person. We're dead. And you can't hurt us anymore. We can still hurt you. Stop it, Meow. I don't like you hurting people. It's making you strange. Ok. La bambina sta pian piano scivolando, diventando uno spettro.
don't care about us. Big people don't help. Just ignore her. She's gone strange because of what happened when the water came. We were locked in here, trapped in the orc. As the water rose, we clawed at the door until our fingernails came off. Then we clawed at the window. When the water was too high, we clawed at each other. Other children survived. Okay. The families helped them and they lived. But nobody thought about the orphans. I should be a woman now with kids of my own. I should have a husband. We're tired, living one. We've been here for too many years. We just want to sleep, but we can't. Can help me. Find the one who did this to us. Find Kain Liushin, the orphan master. No, Miao, that won't make you happy. That will just make you stranger. We have to fix... Ok, quindi c'è qualcuno che dobbiamo menare, oppure... We can't have peace, but we can have revenge. Kill Kain Liushin for me. The bones. That's it. The Orphan Master must bury our bones. He left us to this. Only he can end it. Okay. We can find peace for a time at least. Maybe until the void. Ok, quindi la scelta è fra forzare la persona che li ha lasciati qua a seppellire le ossa o ammazzarlo. Yushan spent his nights at the tea house. He would lock the orphanage when he left so we didn't get out and cause trouble in the town. He had the only key. I don't know where Yushan is now. When the flood came, I prayed. He never tried. He didn't care about us. Nobody cares about us. I bet he still goes out. Yes, find him and kill him. Bring me. No, please, living one. There's been too much. Minchia, ma ci ha menato de brutto la bambina de merda. Ok. Lascio un altro lato. Oh. Demon better! Rat demon best! C'è di mezzo. Con lo spazio è facile farli fuori. E quando non c'è spazio che non è facile. Però proviamo ad andare avanti. Dobbiamo ancora trovare bene varie cose. Sai che bisogna cambiare stile qua. Ah no, forse no, per cambiare gli umani. These pathetic ghosts are becoming an annoyance. Ripping them apart was fun for a time, but now it's just work. I wish we were stationed at Gao. Good news. Inquisitor Lim wants us to bring the inscrutable power source to Gao's factory. Just change the command word on the dam sentry so we can go. I just changed the command word to Xiao Hua this morning. Inquisitor Lim wants the command word on those sentry golems changed before we deliver this power source. Are you going to be the one to tell him you couldn't be bothered? You've made your point. Let's go. It'll be safer if we stick together. There are many dangers along the way. Dangers? Like command words slipping into enemy hands? Questo è stato facile. Bisogna prendere lo stronzo. The Lotus Assassins. Tempo.
You are drawn by destiny. Like water flowing, bleeding. Have you begun? Ok, a quanto pare abbiamo pure le visioni di nuovo. Groomed, and the predators have been drawn away to let you pass. You are meant to learn, but not too much. To see. Ok. Oh, dimmi qualcosa di chiaro, perché stanno continuando. It is godlike, the most arrogant action. That is what was done. I weaken. But listen. Endings come at their own. Okay. For now, look to yourself. The guardian ahead will test and teach. He is an. Okay. Another momentary stumble. This could become a concern if it happens many more times. Secondo me dobbiamo tornare. A prendere la gemma, perché diceva che era dietro il muro e mi sa che ci sono fantasmi, visto che ce n'erano anche qua. Facciamo un po' di capriola a cazzo, perché altrimenti ho paura di lasciare indietro sto pezzo. Fantasmi ce ne sono ovunque. Oh. Spirit thief. Mi faccio male però. Spirit thief. Scusa, eh. Ma qua adesso li abbiamo. Però. Allora, devo trovare quello, sostanzialmente, che mi permette di ammazzare gli spiriti. Non mi ricordo qual è. Quindi. Dire Flame! Decisamente questo. Spirit thief. Dire flame. Ce l'abbiamo fatta, egregiamente. Senza l'aiuto di qui. Merda. Direi che è un buon momento per salvare. Vediamo. Non è questa, sicuramente. Ma era una trappola? Ci ha mandato in una trappola? Ah no, c'è qualcosa allora.
questo chi è? Ours, mine, all mine, life, death, you. Molto possessivo. Quali sono? Ok, who are you? I'm Yushi, Stabber Yushi. Everyone was afraid of me when we were alive. Oh, era una colonia penale, era un prigioniero. E vi ha lasciato lì, prigionieri ed orfani, vi ha lasciato a morire. Abbiamo capito, non vi vuole nessuno. Suono. Merda. Questi sembrano essere tosti. Ok. Abbiamo già visto. Ma merda. Si fa uscire? No, ovviamente. Questi sembrano al di fuori della mia portata, ragazzi. Proviamo ad uscire. Ho bisogno invece di trovare un altare per ricaricare. Già fatto. Una domanda però. Oh, 6 style points. Ma dove li mettiamo? Alla fiamma magari. Save a small duration increase. Lower chi cost, decisamente interessante. Sì, proviamo di nuovo. Proviamo di nuovo. Facciamo un salvataggio. Vediamo se riesco a finire la prima mezz'ora con questo combattimento. Però mancano solo 40 secondi. Lo faccio, lo provo l'ultima volta e poi si passa alla seconda.
Sì, lo sappiamo. Vediamo. Ma zero proprio. Ma zero. Quelle colpi iniziali mi hanno veramente steso. Ultima volta e poi si interrompe. Ho fatto tutto. Da fare veramente niente. Questa è la prima mezz'ora, ragazzi. Come vedete è stata molto di combattimento. Mi spiace per questo combattimento ripetuto, ma è veramente tosto, quindi tenterò nella prossima mezz'ora di partire appunto dall'altro lato. Andiamo a inseguire bene varie cose, vediamo cosa succede. Intanto vi ringrazio e alla prossima puntata. Ciao ciao.